E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati e cerchiamo di ricominciare ad esplorare questo posto, magari senza perderci nulla di particolare. Che è sta roba? A parte il granchione gigante che mi sta sfidando e quindi morirà. Bronze. Ah, coglione. Ehi! Beh, che cazzo era quel dodge? Che in realtà il nemico non ha nemmeno doggiato, però semplicemente si è buggato, però... Che cazzo? Comunque che so sti robbi, scusate. Cioè, non li posso bloccare, quindi cioè... Non so se sono veramente nemici, oppure... Magari sono semplici incantesimi, oppure non lo so. Figo però. Allora. Minchia, dove cazzo siamo finiti? Che figata, raga. Veramente, che figata. Allora, vabbè, intanto la mappa ancora non ce l'abbiamo, quindi purtroppo non possiamo sfruttarla. Quindi dobbiamo cercare di andare avanti con il nostro senso dell'orientamento di merda. Madonna. Cerchiamo di capire da dove siamo arrivati e dove stiamo andando. Ok. Da sotto ci siamo passati, beh. In teoria dovremmo essere... Esatto, noi siamo arrivati da quel buco. Quindi siamo saliti qua, abbiamo cazzeggiato un po'. Là ci sta un funghetto magico che ignoreremo, esatto. Esatto, abbiamo fatto tutto quanto il giretto e poi in qualche modo siamo riusciti a salire. Ok, però da qua sono salito in teoria. Esatto, c'è pure la grazia. Ok, ci sono più o meno. Ma non vuole troppo. Però ho una minima idea di dove sono adesso, almeno ce l'ho. E sono in un posto molto spaventoso. Pieno di erbe, tra l'altro. Chissà quante cavolo ne abbiamo prese fino a mo', ragazzi. Cioè, ce ne sono tantissime qua. Vediamo un po'. Madonna, 113. Figata. E poi qua quanti cervi ci stanno, madonna. E tu muori. Voi scappate, bastardi, scappate, andate via. Ed ho ancora capito dove cazzo sta la mappa. Porca troia. Onestamente dovrei esplorare prima altre robe, magari interagire con quelle palle di luce, però non posso, sta roba mi attira troppo. Io devo vedere cosa c'è là sopra. Mappa! Fiume sopra! Vittoria! Finalmente. Madonna, la fatica. Ora almeno dovremmo riuscire a proseguire senza perderci troppo. Allora, cerchiamo di vedere da dove siamo arrivati. Ok, sapete che vi dico, fanculo, c'ho la mappa, riesploriamo da capo, dai. Certo, lasceremo così tutto, però almeno devo dare un'occhiata veloce per capire dove sta cosa, no? Ce l'avete presente? Per orientarmi bene su sta minimappa. Quindi ovviamente sta cosa la faremo. Aspetta, Torrent, dove sei? Eccoti. Allora, partiamo che siamo lì qua. Ok, tutta sta zona a destra avevamo giù pure controllata più e più volte. Io gli andrei attenti con la torcia a sto giro, perché tanto non ci serve nient'altro. E intanto ne approfitto anche per prendere altri materiali. Ne avrò tantissimi. Guarda che bello, guardate quanti cazzo sono! Mio Dio! Sono meravigliosi. Inutili, ma meravigliosi. Cioè poi inutili anche fino a una certa, che sicuramente dopo sarò felice di averli accumulati. Spero. E siamo arrivati in sta zona qua, dove a sinistra non c'era assolutamente niente, se mi ricordo bene. Perché qua non si può entrare. Esatto, tutto bloccato. Intanto questi alla velocità di 2 km orari pensano di prendermi. Ok, quindi qua in teoria si comincia ad andare nella zona nuova. Però la zona di prima dove cavolo sta questa qua? Scusate. Riprendiamo un attimo il capello. Questa qua a sinistra. Che zona è? Ah ok, la parte finale. Qua ci sta pure un cosetto in teoria. Controlliamo. E so che l'ultima volta andando con Torrent qua io ci sono morto malissimo, però sti cazzi. La devo rischiare. Perché devo lasciare. Ok, no, qua non si va. Proprio. Ci ho riprovato per l'ennesima volta, però decisamente no. Mio Dio. Ok. Per miracolo ci siamo riusciti. Giusto per arrivare qua. E quello è l'ascensore dell'entrata. L'ultima volta non ci avevo fatto caso. Esatto. Quindi se io andassi ora qua a destra, andrei di qua. Ok, ci siamo più o meno, ragazzi. Ci siamo. Va bene così. E non c'è nient'altro da fare qua dentro. Vabbè, questi li ammazzo a sto punto, tanto. Non è nemmeno uno spreco di mana, perché comunque tra poco torno di attento al falò.
2, 3 e 4. Ok, sono morti. Ora viaggio rapido. Non avevo sbloccato l'altro falò, raga. Mi ricordo di aver sbloccato un altro falò qua. Boh, ok, andiamoci direttamente con Torrent, dai. Ok, quindi la zona che abbiamo completato è esattamente questa qua, proprio. Cioè, più o meno. Qua è tutto quanto dello stesso colore, non si capisce un cazzo. Però più o meno siamo riusciti ad arrivare fin qua, diciamo. Ok, ora qua riprendiamo Torrent che voglio lasciare verso il nostro meraviglioso falò. Anzi, verso la nostra grazia. Vabbè, sediamoci. L'ultima volta la cosa mi ha tratto in inganno, perché di solito quando una grazia sta spenta ha intorno un sacco di particellari che in pratica urlano: ehi, qua c'è una grazia, picciami! E a suo giro i particellari non c'erano, quindi boh. Vabbè, ora abbiamo visto la mappa, abbiamo dato un'occhiata iniziale. Abbiamo visto che, porca miseria, ma sta mappa serve a qualcosa? Com'è che mi perdo di più con sta mappa che senza? Scusate, ma che cazzo vuol dire? Ma porca troia. Madonna, quanto è alta quella roba. Sta zona immensa. Quindi stiamo in pratica facendo ancora la parte di sotto, questa qua. Dopo tutta sta zona qua sarà pure esplorabile tipo da sopra. Devo magari fare un giretto, andare qua a cazzeggiare. Spero tutto passando da qua magari. Poi tornare indietro, salire in qualche modo, qua andare. E qua ci sarà tipo un boss finale, forse. O forse sto dicendo una marea di stronzate. Anzi, siamo onesti, sicuramente sto dicendo una marea di stronzate. Ok. Che cazzo di figata. Che bello. Questo posto è veramente fantastico. Un colpo d'occhio pazzesco. Sembra di stare in un altro mondo. Cazzo è quel coso? Che è la Cleric Beast? Di nuovo Bloodborne? Dai, eh? Sempre lui. Dai, alzati. Lo sappiamo tutti che mo ti alzi, mi fai il culo. Cioè, provi a farmi il culo e fallisci perché io ti massacro. Aspetta, aspetta. Boss più avanti? Dai, dimmelo. Prova fuoco. Eh sì, si dicono prova fuoco al dire che... Ma è morto? È il momento di escrementi. Ma perché sto coso non prende vita? Cioè, non dovrebbe essere vivo, non dovrebbe essere un boss o una cosa del genere. Cioè, anche se fosse un boss di quelli segreti che magari attaccano solamente dopo essere attaccati, sicuramente si sarebbe già svegliato. Perché comunque gli avrei già tolto un bel pezzo di barra, cioè dai. Una palla di fuoco, una combo completa di attacchi leggeri dell'alabardo a due mani. Non sono cose che si possono semplicemente ignorare. Però è strano. Io ero certo che qualcuno qua sarebbe arrivato e mi avrebbe attaccato. Ma niente boss fight. Direi di tornare indietro a sto punto. Ok, questi sono i campi del Sacro Corno, ok. Ora dobbiamo andare indietro e andare verso di qua in teoria. Anzi, in teoria ci sono un sacco di altre robe da vedere qua. Minchia. Qua si crepa molto male. Qua sopra mi sa che non ci siamo mai andati. Esatto. Questi qua quasi quasi li faccio fuori così. Che bello poter bisciottare i nemici, cazzo. Li bisciotto solamente se li colpisco. Yeah! Ho riattuto l'ampolla. E madonna, cioè, quanto scommettete che ora ci abbiamo più erba rugiadosa che erba normale? Cioè, la quantità di erba rugiadosa che puoi trovare qua dentro è assurda. Un oggetto. Non ci siamo persi niente, eh? Sembrerebbe non specchio che è quello. Ok, sembra essere solo un fungo. Qua altri funghetti. Che forse potrei utilizzare per fare il sapone. Che ora non possiamo craftare, vero? No, il sapone ancora non sappiamo come si fa. Peccato.
Altri oggetti. Cioè io penso pure, altri oggetti, sarà roba figa. Foglie capillare. Scudo scapezzato del falco. Non sarà niente di eccezionale, ma almeno è qualcosa di nuovo. Scudo in metallo di medie dimensioni, più maneggevole di uno scudo a tre punte. Il falco raffigurato è l'emblema della compagnia di schiavi incaricata di esplorare la città eterna. Sarà questa la città eterna? Forse? Più avanti meglio non saltare. Perfetto, grazie al cielo che comunque... Madonna, stavo per cadere di nuovo. Stavo dicendo, grazie al cielo che comunque ora... Anche se non sembra, con la mappa le cose sono diventate un po' più chiare. Quindi almeno sappiamo dove andare. Non li posso ancora aggrare? Attenzione! Ma... Non li posso aggrare mai nella vita, ma perché mi sparano? Cioè, the fuck? Che cazzo è successo? Ma poi è scomparso o sbaglio? Scusate. Che spara tutto quello che può e dopo, una volta che è finita l'energia, scompare? Ok, vediamo un po'. Sì. Quindi una sorta di trappola. C'è anche un passaggio mistico verso di sopra, dove? Vabbè, pietra forgiata funerea di grado 2. Speriamo in qualcos'altro. E il passaggio... Cioè, sarebbe una cosa affrettata da prenderlo. Però sti cazzi. Voglio vedere dove porta. Ok. Siamo finiti da qua. Qua. Ok. C'è un fallo vicino? Mi sa di no. Qua ci sono anche i giganti. Non sono semplicemente questi che sbattono i piedi perché non lo so, sono ingazzati. Ma che problemi c'hanno? Boh, io torno indietro. Perché forse qua si può arrivare anche normalmente, quindi facciamo con ordine. Eccoci qua di nuovo. Oh no, sono tornati sti cosi di merda. Che palle. Ma quanto danno fa? Madonna. Io ho sottovalutati di brutto. Solamente con Torrent si può correre qua in mezzo. Porca troia. Che se corri normale questi ti uccidono. E il roll purtroppo non basta evitare tutti i loro colpi. Facciamo così. Prima lo triggero e poi mi allontano. Triggerato, ok. Aia, aia, aia. Che cos'è che mi ha colpito poi? Scusate, qualcosa mi ha colpito pure a terra. Tac. 2, 3, 4, 5. Ah no, erano 6 colpi. Che dite, il gank ce lo facciamo? Non sa che dovremmo farcelo. Ma sì, lo faccio giusto perché comunque voglio passare da di là. Ciao. Stavo provando di te, sì. Aia, che male. Muori. Ok, prima di tutto, lanterna. E sti cazzo di cervi che cazzo urlano. Ma state zitto, coglione. Ecco, corri, via. Guarda dalle balle. Dove siamo? Oh no, stiamo entrando. Cazzo. Ci stiamo avventurando verso una strada misteriosa, sconosciuta, piena di pericoli e insidie. Sì, questi meglio li fai corpo a corpo perché sono facilissimi proprio. E per qualche motivo molto strano lasciano le ossa. Però sembrano essere degli spettri. Che cazzo sono? Da quando i fantasmi lasciano materia proprio fisica così come le ossa? Cioè, scusate, al limite dovrebbero poter lasciare un ectoplasma, ma niente di che. Strano. No, aia. Mi faccio i cazzini. Esatto, droppano ossa, ma non si sa perché.
Raga! Abbiamo trovato lo spot dei cinghiali! No, che bello! Oh, cazzo! E fammi rollare, merdone! Ma crepaci! Testa di cazzo! C'è uno manco può andare già a uccidere i cinghiali, cioè non lo so io. Mettiamo qualche di quelli classici un attimo, che dovrebbero bastare. Spero. No, non bastano. Ah, invece bastano, basta che mi avvicini un po' di più. Oh sì. Qua si formano le ossa pesanti da dio proprio. Madonna, è bishop proprio. Ok, se avremo in futuro bisogno di ossa pesanti, magari per captare altre di queste nostre meravigliose frecce ultra pesanti, sappiamo dove andare. Accendiamo la fiamma, che ancora non so cosa possa servire, però lo faccio uguale. E controlliamo, sì, siamo anche non vicinissimi, però comunque abbastanza vicini a un falò, dai. Quanto manca al prossimo level up? Cioè che ci siamo, scusate. Minchia, 31.000 anime servono. E comunque il prossimo level up sarà sempre in mente. Ok, quindi ricapitolando, questo è un vicolo cieco. Di qua siamo passati, ci dovremmo esplorare quest'area così proprio. Cioè, ricominciamo di nuovo a utilizzare i segnalini a sto punto. Ma chi t'ha visto? No, batti fermo. Spara, spara, coglione. No, volevo curarmi. No, usa la polla sbagliata. Ma porca troia. Ho fatto tutti gli errori che potevo fare proprio. Madonna, che spreco. Ok, siamo arrivati. Minchia, allora come cazzo ci si arriva? Forse con un altro di quei portali. Perché con mezzi convenzionali. Ah no, ci sta un punto per saltare con Torrent. Beh. Quasi quasi ci faccio un salto. Ma ovviamente in un prossimo episodio, perché per oggi ci fermiamo qua mentre notiamo che là c'è uno splendido oggetto. E se il video di oggi vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!